Buongiorno a tutti, oggi inizio dal lavaggio pennelli perché sono veramente quasi tutti in uno stato indecente e quindi sapone alga, ne prendo un pezzettino e lo appiattisco. Io faccio così, mi trovo bene, vengono belli puliti, poi li lascio ad asciugare e sono come nuovi. Quindi lo faccio bello piatto e lo attacco qui. Ok, dopodiché vado a prendere i pennelli che ho da lavare, che sono esattamente questi, come questo, e faccio scorrere un po' l'acqua calda, ma proprio un filo, bagno e vado a strofinare il pennello sopra al sapone. Vedrete che verrà via tutto il residuo di fondotinta, di trucco, di blush, di quello che ha dentro il pennello e verrà super super pulito. È già così. Quando vedete che la schiuma che esce non è più colorata, vuol dire che il pennello è pulito. Lo asciugate un po' sull'asciugamano e poi lo lasciate all'aria ad asciugare e il giorno dopo è pronto da utilizzare. Vedete? Come nuovo. Bianco, tutto, anche dentro e pulito. Anche questo pulito. È molto importante andare a lavare i pennelli almeno una o due volte a settimana perché comunque il pennello quando viene a contatto con la pelle prende tutte le schifezze che abbiamo sul viso, malgrado noi ci laviamo, ci detergiamo eccetera, comunque i batteri restano in ogni caso e il pennello li assorbe tutti, quindi al secondo utilizzo del pennello sporco i batteri che ci sono sul pennello andranno sul vostro viso. L'ideale sarebbe lavarli tutti i giorni, mi rendo conto che non è fattibile, almeno due volte a settimana andrebbe fatto.
qua. Pulizia dei pennelli fatta, sono molto contenta perché erano in uno stato pietoso e poi davvero non va bene per la nostra pelle utilizzare i pennelli sporchi da tanto tempo. Oggi fuori c'è un tempo penoso, piove, grigio, fa freddo, un tempo da stare, come dico io, sul divano con la copertina e il film o il caminetto acceso, che bello. Nella precedente casa avevamo il camino nel salotto e la sera quando ci mettevamo sul divano accendevamo il camino perché era praticamente la fonte di riscaldamento del piano terra, sopra avevamo la stufa pellet e invece adesso abbiamo il riscaldamento a pavimento, accendiamo ogni tanto il camino in tavernetta proprio perché per magari fare le castagne o una sera che siamo particolarmente ispirati lo andiamo ad accendere, però non ce l'abbiamo più sempre acceso tutte le sere, che è una cosa che amo, sentire scoppiettare la legna mentre si guarda la tele, è proprio una cosa bella che mi piace tanto e che non ho più, però ho tante altre cose di cui assolutamente non posso lamentarmi, ecco. E perché ho detto questo? Sono partita dal fatto che la giornata oggi fa pena e devo andare a prendere i bambini a scuola. Come al solito io l'ombrello ciaone, è proprio una roba che non riesco né a utilizzare né a tenere, li lascio in giro, li perdo, non ne ho mai e quindi faccio prima a prendermi le giacche col cappuccio, lo tiro su, mi bagno un po', si bagnano anche i bambini un po', ma sopravviviamo, ecco. Quindi tra un po' devo andarli a prendere tutti e due a scuola e poi pranziamo. È difficile filmare con questo tempo perché veramente c'è una luce pessima e sapete che io ci tengo sempre a fare dei video che abbiano una buona qualità, una buona luce, che si veda bene, eccetera. A volte non ci riesco, mi arrabbio e in queste giornate qui è particolarmente complicato, ecco. Comunque, vedo cosa riesco a fare, di sicuro non sarà un vlog della giornata di oggi, ma magari lo farò tra oggi e domani e magari sabato mattina. Adesso vedo un attimo cosa riesco a fare perché vorrei farvi uscire più video almeno nella settimana in cui sono a casa, ma fondamentalmente non ci riesco fisicamente proprio perché ultimamente è un periodo particolarmente particolare, lo definirei, ecco, in generale. E quindi faccio un po' fatica, perdonatemi. Intanto vi ringrazio per tutti i commenti sulle lenzuola, sono contenta che vi siano piaciute, piacciono tanto anche i bambini, sono veramente calducce, soffici, sono una figata. Mi avete chiesto se ci sono anche versione in cotone. Dove le ho prese io? Sul link che vi ho lasciato su Amazon ci sono solo quelle in flanella, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma quelle che ho visto io erano tutte così. Però su Amazon ne trovate di ogni tipo, ecco, magari anche con quella fantasia lì, mettendo nella ricerca, che ne so, completo letto in cotone, gnomi, per dire. Magari vi viene fuori qualcosa di simile. Adesso vado a prepararmi, così vado a prendere i ragazzi e poi pranziamo. Sto preparando delle coscette di pollo al forno, che sono una roba veloce che va avanti da sé anche mentre io lavoro, così non devo stargli dietro. E basta, vado e noi ci vediamo dopo. Prima di andare vi dico ancora questo: all'ultima spesa ho preso queste ricariche, questa qui è per il detergente intimo, questo qui di Mimil, mi trovo veramente bene, è ottimo e costa anche poco tra l'altro. Questa qui è da un litro. E ho preso anche questa qui del bagno schiuma, che non ho mai provato, ma visto che mi sono trovata bene con il detergente intimo, ho pensato che anche questo deve essere alla pari. E quindi l'ho preso. Queste sono due ricariche, questa qui invece è da 2 litri. Non mi ricordo assolutamente i prezzi, ma ve li lascio qui in sovrimpressione sotto. Cosa voglio fare? Siccome in bagno ho 3 milioni di barattoli tra shampoo, bagno schiuma, detergente intimo, eccetera, perché quando sta per finire io vado a comprare quello nuovo e lo metto lì a fianco. Quindi, quando c'è quello nuovo, quello vecchio rimane sempre con tanto prodotto così e nessuno se lo calcola più. E quindi rimangono 25.000 barattoli, tutti con tanto prodotto così e
cioè non mi piace, crea un sacco di confusione in bagno ed è uno spreco, non va bene. Quindi pensavo di prendere dei dispenser, ve li lascio qui a destra, a sinistra, vi lascio un'immagine per capire a cosa mi riferisco, e andarli a riempire di volta in volta con la ricarica. In questo modo risparmio un sacco di plastica e riesco a dare un senso un po' più ordinato al bagno, quindi voglio andarli a prendere assolutamente, sia per il detergente intimo, quello per le mani ce l'ho già, e sia per il bagnoschiuma che per lo shampoo. Ecco, adesso il balsamo magari no, perché comunque lo utilizzo solo io ed è uno, finché non l'ho finito non lo ricompro, però per il resto voglio andare a fare questa operazione per dare un po' più di ordine, ecco, eliminare un po' di plastica soprattutto. Adesso vado perché sennò si fa tardi. Allora, mi do una sistemata perché tra un po' dovrebbe arrivare Claudio e se riusciamo andiamo a vedere qualcosa da vestire per i bambini, se mi devo anche cambiare tra l'altro, non posso andare via col piumotto. E perché, come vi dicevo forse non nello scorso video, in quello prima, a dicembre andremo in Sicilia per un battesimo e non vedo l'ora di rivedere i nostri amici e di farmi questi 3 giorni a San Vito, perché non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non so come esprimere questa gioia che ho, perché è veramente immensa. Quindi, essendo un battesimo, io più o meno la roba ce l'ho, Claudio credo anche, mentre i bambini hanno qualcosina, però ci va qualcosa di un pochino più carino, di un po' più elegante. Quindi stasera, se riusciamo, se Claudio fa in tempo, andiamo una scappata a vedere qualcosa per loro. Pertanto mi do una sistemata, anche se comunque sono abbastanza decente, faccio un leggero contouring. E comunque ho pubblicato un post su Instagram, per chi mi segue l'avrà visto di sicuro, dove ho scritto che a volte mi capita al mattino, soprattutto nella settimana in cui sono a casa in smart working, di non aver voglia di stare a cambiarmi, eccetera. Mi lavo, mi preparo, eccetera, però spesso tengo sotto la giacca la maglia del pigiama o della tuta, a seconda di quello che ho, perché poi tanto devo tornare a casa e non è che mi devo preparare per andare da qualche parte, sono a casa, quindi porto i bambini a scuola, di fatto nessuno mi vede, perché comunque sono in macchina, all'aeroporto, al prescuola, e scendo dalla macchina, gli metto lo zaino e lui entra in palestra da solo, quindi di fatto non mi tolgo la giacca, non mi vede nessuno. Che mi frega di tenere la maglia del pigiama sotto. E comunque ho messo questo post su Instagram per vedere se qualcun altro, tanto lo sapevo che c'era, come me faceva la stessa cosa. E mi hanno risposto in tanti, cioè mi avete risposto in tantissimi, che anche voi, se potete, vi tenete sotto la maglia del pigiama o della tuta al mattino, perché effettivamente è più comodo. Se uno poi torna a casa perché lavora da casa o perché fa la casalinga o perché magari va a lavorare più tardi, si prepara poi con calma, oppure non si prepara proprio, però boh, io lo trovo più comodo, ecco, e a volte lo faccio, anzi spesso lo faccio nella settimana in cui sono in smart working a casa.
Boh, secondo me va bene così. Un po' di blush, forse non metto qualcosa sulle labbra. Non metto quasi mai né rossetto né lucida labbra. Metto sempre solo il burro cacao. Oggi vado a mettere questa matita di MAC che si chiama, ho anche il rossetto uguale, si chiama Whirl. Vediamo se riesco a farvela vedere. No, non mette tanto fuoco. Vabbè, si chiama Whirl, ve lo lascio qui sotto. E trovo che sia un nude pazzesco, mi piace da matti. Faccio solo un po' di contorno. Giusto che dia un po' di ombreggiatura a queste labbra striminzite. Aspettate che mi metto un po' di lucida labbra, perché sono un po' le labbra secche ultimamente. Poi io d'inverno patisco tanto il freddo, sia nelle mani che sulle labbra. Meglio, è un colore molto molto naturale, vedete, dà soltanto il colore più bello alle labbra, le mie labbra ma meglio, ecco, e basta, direi che va bene così, tanto per dove devo andare non è che serve che sia super truccata. Adesso vado a togliermi questo piumotto blu, tanto sotto la maglia, stamattina non ho messo la tuta o il pigiama, anche se sono in smart working, mi sono vestita, quindi intanto capita anche a me. E poi ho i jeans, mi devo poi mettere solo le scarpe e la giacca, appena arriva Claudio, così andiamo. Adesso vado a finire due cose e lo aspetto e preparo i bambini soprattutto, che sì, sono già quasi pronti, adesso vedo che cosa hanno addosso prima di andare, perché se devono cambiarsi e provarsi qualcosa, meglio che siano in uno stato decente quantomeno. Quindi noi ci aggiorniamo dopo, vi faccio poi vedere che cosa abbiamo preso, se abbiamo preso qualcosa. Buongiorno, siamo il giorno dopo, oggi è venerdì, è mattina, sto prendendo il caffè, i bambini si stanno preparando per andare a scuola e io non vedo l'ora di fare l'albero. Sto continuando ad accendere questo qui piccolino che adoro, mi piace tantissimo, ma non vedo l'ora di fare l'albero, ragazzi. Ho visto anche su Instagram che in tanti l'hanno già fatto, ma io devo resistere perché la tradizione per me è più forte, quindi resisterò e lo farò l'8, come avevo detto. Adesso vado a prendermi il caffè e poi porto i bambini a scuola, noi ci vediamo dopo. Appena tornata, ho portato i bambini a scuola, stamattina sembrava una giornata terribile, tutto bagnato, piovigginava. Improvvisamente sono scomparse tutte le nuvole, è venuto fuori un sole pazzesco, una giornata splendida. Oggi in pausa pranzo andrò da Paolino, non so se lo conoscete, Osteria Paolino qui a Vercelli. Aveva partecipato alla trasmissione, quella di Alessandro Borghese, quattro ristoranti, aveva vinto per quanto riguarda i ristoranti piemontesi che fanno principalmente riso, piatti risotti, e aveva vinto la puntata, quindi oggi a pranzo con i miei colleghi andremo lì, pranzo prefestivo, per salutarci, farci gli auguri eccetera, visto che comunque non siamo sempre tutti in ufficio e non siamo sempre tutti insieme, magari qualcuno non lo si vede prima delle feste ed era carino così, insomma, per augurarci buon Natale, buon anno. E quindi oggi a pranzo andiamo lì, non vedo l'ora perché non ci sono mai stata e mi dicono che è veramente un ristorante top. Allora, ieri sera, come vi ho detto, siamo poi andati a fare un po' di shopping per appunto questo battesimo che abbiamo
adesso a dicembre. Abbiamo preso qualcosina per i bambini, qualcosa di carino, soprattutto per Daniele. Adesso poi vi faccio vedere tutto. Siamo andati dalle sorelle Ramonda. C'erano ovviamente i saldi, era quasi tutto scontato, qualcosa al 50%, qualcosa al 20%. Non so se Sorella Ramonda è in tutta Italia, non ne ho idea, ma credo che in alcune zone ci sia. Comunque, borsone. E adesso vi faccio vedere tutto. Allora, io mi sono presa anche io qualche cosina perché dovevo fare un po' di rifornimento. Adesso vado a lavorare perché sono già alle 9 e poi dopo vi faccio vedere tutto. Noi ci vediamo dopo. Anzi, tra un secondo. Allora, inizio a farvi vedere le cosine che ho preso per Daniele. Abbiamo preso questa giacca maglioncino, quelle che si usano adesso con le cuciture fuori, è molto carina, morbidissima, va bene sia per un completo elegante che anche per i jeans. In questo caso noi la metteremo con dei jeans che adesso vi faccio vedere, che abbiamo preso sempre dalle Ramonda di Timberland, sono molto carini. E Daniele, essendo molto magro, dobbiamo prendere dei jeans che gli stiano bene, ecco, che non lo facciano sembrare uno stecchino. E questi qui sono veramente molto carini. Quindi jeans, questa maglia che sembra un po' una giacca, e sotto gli metterò una camicia bianca. Tanto andiamo in Sicilia e non farà tutto questo freddo come qui in Piemonte. Poi passiamo alle cose che ho preso per me. Ho preso questi jeans, che sono veramente molto carini, di un blu piuttosto scuro, un po' slavati sulle cosce e anche sul dietro. Questi sono di Trussardi Jeans, era tutto super scontato, quindi ne è valsa proprio la pena. Poi, altro paio di jeans che ho preso sono questi qui. Questi invece sono Armani Jeans. Questi sono carini perché sulla tasca hanno una cerniera, sono un po' diversi. E come colore sono leggermente più scuri, hanno sempre le gambe un po' slavate, molto belli, elasticizzati, sono super comodi e vestono davvero bene. Prossimo jeans, un po' più chiaro, con un lavaggio un po' più intenso, quindi sono un po' più scoloriti sulle gambe e anche dietro. Anche questi qui, più o meno stesso taglio, sono un po' più sportivi forse, però molto comodi anche questi. Questi sono i tre jeans che mi sono presa, così per un po' sono a posto. Poi ho preso di Only questa maglia. Only è la marca che sapete, che io acquisto su Zalando, prendo praticamente tutto di Only perché mi piace davvero tanto come veste. Quindi ho preso questa maglia nera semplice, abbastanza sottile, con la parte finale un po' obliqua, quindi da un lato è più alta e dall'altro più bassa. È veramente molto bella, veste bene, al collo a barchetta, mi piace davvero tanto. E poi ho preso questo blazer da mettere anche questo sui jeans, con magari sotto una magliettina bianca o anche nera, con la scarpa da ginnastica, può essere messo come completo sportivo, magari con dei pantaloni eleganti sotto una camicia, molto versatile. È molto morbido, anche questo è fatto tipo in panno ed è veramente bello, mi piace molto, veste davvero bene. Allora, pranzo finito. Paolino merita, ragazzi. Se passate da Vercelli e volete mangiare il riso, ma anche la carne, tutto, andateci perché veramente merita. Adesso vado a casa e si continua a lavorare. Noi ci vediamo poi più tardi. Allora, giornata finita, finalmente è iniziato il weekend. Io mi sono già messa comoda con il mio pigiamino. E siccome qualcuno mi ha chiesto di farvi vedere la ricetta, della pizza, che poi è la stessa che faccio per la focaccia. E stasera non so cosa preparare. Ho fatto qualche storia poco fa su Instagram perché non ho idee questa sera per cena. E quindi pensavo di fare un impasto che, se Claudio vuole la pizza, lo faccio stasera per cena e magari facciamo la pizza. Se invece non gli va, lo metto in frigo e lo utilizzerò poi domani per una focaccia, per una pizza, per qualsiasi
altra cosa magari per la merenda, adesso vedo. E vi faccio vedere come preparo l'impasto per la pizza, che poi, come dicevo, è lo stesso che utilizzo per la focaccia. Ho già tirato fuori la planetaria, anche di quella qualcuno mi ha chiesto informazioni, quindi vi lascio qui sotto il link, così se vi interessa lo cliccate e andate direttamente su Amazon. E poi c'è anche un video dedicato proprio alla planetaria, ve lo lascio qui sopra, così se vi interessa cliccate sulla i e andate direttamente a vedervi il video con tutte le informazioni a riguardo. Adesso facciamo insieme l'impasto. Questi sono gli ingredienti che andremo ad utilizzare per il nostro impasto. Lì invece c'è Ale che si sta mangiando un tramezzino. Sto facendo merenda tardi perché stasera siamo andati un po' lunghi. E adesso piazzo un attimo il cavalletto, quello piccolo, così vedete come procedo per fare l'impasto. Questo qui è l'impasto, lo lascio nella ciotola della planetaria, lo vado a coprire con un coperchio di silicone e lo metto a lievitare per circa un'oretta oppure finché sarà raddoppiato di volume. Io lo chiudo e lo metto nel microonde. Voi potete metterlo dove volete. C'è gente che lo mette magari sulla cappa perché in quella zona è leggermente più caldo, quindi lievita più in fretta. C'è gente che lo mette all'interno del forno spento. Alcuni lo mettono nel forno spento con la luce accesa. Ci sono diverse teorie per la lievitazione dell'impasto. Io lo metto in microonde, ogni tanto guardo e quando ha raddoppiato il volume è pronto per essere utilizzato. Non c'è un motivo preciso per cui lo metto nel microonde, è solo che mi viene più comodo perché magari il forno, mentre la pasta lievita, lo vado a utilizzare, mentre il microonde no. Quindi lo lascio lì e poi lo vado a controllare tra un po'. Io chiudo qui questo video, vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito anche oggi. Spero come al solito di avervi tenuto un po' di compagnia. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. Dopo vi metto una clip con l'impasto lievitato, così vedete com'è dopo la lievitazione. E poi andrò a fare la pizza. Noi ci vediamo al prossimo video. Bacio a tutti, ciao! Allora, l'impasto dopo un'ora è questo. Più che raddoppiato, diciamo. Ta-da!